Il ritorno alla normalità che insomma si subisce anche psicologicamente tante volte. Dottoressa Montuori, grazie per essere con noi, gastroenterologa, pediatra del Centro Regione Lazio per la celiachia, adesso parliamo anche di celiachia ovviamente. Grazie al professor Giorgio Calabrese, grazie docente di dietetica e nutrizione umana, grazie professore, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. C'è anche Roberta Cannata con noi che è a Milano. Roberta, da quello che capisco, eccolo qua, non so se... Lei è proprio detox zero, siamo all'aperitivo proprio classico, meraviglioso. Cioè, ancora aperitivo, dopo tutto quello che c'è stato durante l'estate, ancora aperitivo, Roberta. Esattamente, buon pomeriggio Nunzio e Gianluca, noi siamo sui Navigli, nel cuore di Milano, in uno dei ritrovi del post lavoro, del dopo lavoro, dove si fa l'aperitivo milanese. Però dovete sapere che anche qui questo gruppetto, come potete vedere, è di ex vacanzieri appena tornati dalla ferie e il loro motto è detox, perché insomma vogliono disintossicarsi e soprattutto ritornare in forma dopo insomma avendo mangiato molto in vacanza, ma soprattutto per affrontare lo stress del rientro. Se volete ve li presento subito. Allora Roberta, tra poco veniamo da voi, vediamo che siete che non stanno bevendo. No, perché io poi voglio capire l'aperitivo detox, qual è, io lì vedo un cocktail che conosco abbastanza bene, ma va bene. Partiamo dalla dottoressa Montuori, che è una grande esperta di celiachia, perché è chiaro che non bisognerebbe mai abusare anche in vacanza a livello alimentare in generale, ma chi soffre di celiachia tendenzialmente in vacanza rischia di più contaminazioni, viaggi, non tutti sono attrezzati. Come si fa al rientro, dottoressa? Peraltro, che cos'è la celiachia? Mentre parla, dottoressa, vediamo anche i dati della celiachia in Italia, che è una vera e propria malattia, insomma, a volte si sottovaluta. Prego. Esatto, è una malattia che a volte viene sottovalutata, ma in Italia la frequenza è estremamente elevata. Parliamo dell'1% della popolazione italiana, quindi calcoliamo che circa 600.000 italiani potrebbero essere affetti da celiachia. Attualmente i casi diagnosticati, secondo l'ultimo report del Ministero della Salute, parlano di 230.000 casi, quindi capiamo che c'è una grande, diciamo, un sottobosco che ancora non conosciamo bene. E è una malattia sicuramente più frequente nel sesso femminile, quasi la possiamo definire una malattia di genere, come tutte le malattie autoimmuni. Parliamo di un 66% di popolazione di sesso femminile contro un 34% di popolazione maschile. E si può scoprire anche in tarda età? Si può scoprire in tarda età. Non è detto che lo scopri solo da bambino? No, esatto. Diciamo, probabilmente la celiachia risente anche di questo vecchio report, per cui viene considerata una malattia fondamentalmente pediatrica, ma noi abbiamo una grande quantità di diagnosi che vengono sottostimate negli adulti, o appunto arriviamo a delle diagnosi quando un adulto ha tanti problemi. Il momento della vacanza, come tu dicevi, per il celiaco, certo, è un momento di comunque maggiore attenzione, perché appunto la dieta senza glutine è fondamentale per ridurre ed abbattere il meccanismo autoimmune che è alla base della malattia. Peraltro, dottoressa, ovviamente grande attenzione in vacanza anche per chi non è affetto da celiachia, e soprattutto al rientro. Professor Calabrese, sono da lei. Allora, innanzitutto vediamo questo decalogo. Sì. Intanto lo guardiamo. Insomma, che poi sono regole che dovrebbero valere sempre. Io anche... l'ho stampato. Vorrei stamparlo in testa, però. Eccolo qua. Sì, insomma, perché... non saltare la prima colazione, mangiare 5 volte, evitare i cibi grassi, 2 litri d'acqua. Frutta, legumi, non troppo sale, attività fisica. Ecco, però, dovendo un po' ridurre tutti questi consigli, professore, a chi sta rientrando, è rientrato dalle ferie, lei direbbe che cosa? Direi questo, che una delle idee sbagliate che possiamo avere in testa è quello: ho mangiato troppo, ora non mangio più, e quindi andiamo verso il digiuno. Invece il nostro organismo è sempre come una macchina che ha bisogno di un suo intake, un suo contenuto di calorie differenziate fra proteine, glicidi, lipidi e in più ciò che non danno calorie, cioè quindi gli antiossidanti, le vitamine, i minerali e l'acqua. Allora, io sono colui che continua a dire che nella vita bisogna mangiare 5-6 piccoli,
pasti. Prima di dire pasti metto l'aggettivo, piccoli. Perché? Perché noi abbiamo una produzione di un ormone importante che si chiama insulina, che in genere ci permette di utilizzare gli zuccheri e farli diventare energia, come i pistoni si rapportano alla benzina e la fanno diventare energia per poter camminare. A un certo punto ci rendiamo conto che abbiamo fatto 300 km. Certo, avevamo fatto professore, senta, la provoco, ma nei 5-6 piccoli pasti c'è anche, e torno a Milano, l'aperitivo, perché lo sa che ormai è diventato Roberta Cannata, sì, con un'abitudine, un piccolo bicchiere, no? Di vino. Sì, no, ma cioè, uno si siede, però al di là poi del bicchiere di vino comincia a stuzzicare, lo snack, il paninetto, come dire, fa bene o no? Roberta, che sta succedendo là a Milano? Allora, devo dire che il detox dopo le 18 qui non viene rispettato da nessuno, ecco, all'orario dell'aperitivo si cambia. Però posso dirvi che ad esempio io accanto a me la signora Daniela, che è stata in vacanza a Milano Marittima, giusto? Che adesso però si sta rimettendo in forma, come? Sì, sto cercando di fare lunghe passeggiate con i miei cani, una dieta abbastanza rigorosa, però l'aperitivo non me lo toglie nessuno la sera, soprattutto sui Navigli. L'aperitivo sui Navigli è un must. Allora Roberta, chiediamo al professor Calabrese, esatto, se invece uno si dovrebbe togliere l'aperitivo tornato dalle vacanze. Allora, partiamo da un concetto: l'aperitivo non si chiama più aperitivo, ma si chiama happy hour, apericena. Ci abbiamo cambiato i nomi in modo tale da introdurre da una parte molto alcol, dall'altra parte molto cibo, che però è piccolino, si presenta i salatini, il pezzettino di pane, tutto ciò che potrebbe essere una cosa che uno dice, ma se io ho fatto, tant'è che molto spesso dopo aver fatto l'aperitivo alle 9 di sera arrivi e dici, ma facciamo cena, ma certo, perché ho solo fatto un po' di aperitivo, hanno già fatto una cena completa, anzi addirittura più di quello che... Professore, ma premesso che è tutto quello che faccio io, quello che sta dicendo, ahimè, ma almeno un bicchiere di vino all'aperitivo. Ma certo, io non sono contro il bicchiere di vino, mai a digiuno, mai prima dei 18 anni, perché c'è un problema di diciamo efficienza epatica per gli enzimi, per cui l'eccesso di alcol è uguale a coloro che non hanno gli enzimi. Allora guardi, io, professore, queste sue parole l'hanno sentita ai Navigli, sono molto contenti ovviamente di aver avuto questa introduzione. Roberta, veramente 30 secondi, l'ospite che è vicino a te cosa ci voleva dire? Allora, Mirko prepara dei cocktail buonissimi. Eccolo, tra l'altro. Intanto ringrazio il dottore, che farebbe la nostra fortuna. Mirko prepara dei cocktail buonissimi, però li ha preparati questa volta completamente detox, sì, giusto? Sì, sì. Quindi cosa abbiamo qui? Abbiamo un mojito analcolico, dell'orange fresca, ananas che brucia le calorie, credo. Qui il cetriolo, la mentuccia, cetriolo, insomma abbiamo veramente di tutto. E poi c'è... esatto. Noi rimaniamo qui ovviamente. Bene, Roberta, mi raccomando, detox. E brindiamo con voi. Fate il brindisi detox, eccolo qua. Cetriolo, ananas e via dicendo. Grazie a tutti voi, grazie professor Calabrese. Grazie dottoressa, dice Liaci, il problema dell'aperitivo, delle schifezzelle dell'aperitivo non ce l'hanno, è l'unica fortuna che non le devono proprio toccare. Di, sì.